Buon mercoledì 14 luglio. Gesù ci ricorda la nostra indisponibilità ad accogliere, a vedere le grandi opere che l'infinita misericordia di Dio ci dona attraverso il Figlio, quelle opere che rendono ricca la nostra esistenza, ci danno coraggio, ci invitano a lottare per la giustizia sociale, per coltivare la dimensione dell'amore molto spesso annichilito, proprio dalla nostra insensibilità, dalla nostra capacità, incapacità di vedere e di ascoltare. E ci paragona a coloro i quali di fronte al digiuno di Giovanni lo interpretano come un indemoniato, non ne vedono la grandezza. E di fronte a colui che mangia e beve con gli altri non colgono la convivialità, ma lo giudicano come un beone, un mangione. Sono piccoli esempi che ci riportano alla realtà nostra di tutti i giorni. Siamo soggetti e città insensibili ad accogliere la grandezza delle opere di salvezza. Così concentrati su noi stessi, facciamo come coloro i quali di fronte al suono del flauto non danzano e di fronte all'espressione del lamento non si battono il petto. Strana generazione la nostra, così ci viene ricordata nel Vangelo. Non sappiamo più danzare al suono e alla musica del flauto. Non sappiamo più cogliere nel lamento una disponibilità a batterci il petto, che significa simbolicamente accogliere con pietas la sofferenza, ma anche ci viene chiesto di aprirci a una gioia profonda della vita che non è opera nostra. La nostra responsabilità è accogliere quella grande opera che ci viene mostrata con grande evidenza, ma noi diventiamo insensibili e il giorno del giudizio la nostra sorte sarà triste perché non abbiamo saputo, voluto intravedere la grandezza simbolica, reale e concreta dell'operare di Dio attraverso il Figlio nella contemporaneità. A questo oggi noi siamo chiamati, per cui anche la giornata di oggi disponiamola per essere molto attenti a cogliere la presenza della parola che salva nell'ordinarietà della vita quotidiana, nel vivere nei nostri contesti sociali. Vivere nella città con questo spirito di accoglienza delle grandi opere di misericordia che Dio ci ha voluto donare e che ci invitano a danzare, a coltivare la gioia dell'amore. Buona giornata a tutti.